Tu chi sei? Cosa ci fai qui? Non arriverei a dire tanto. Ma sì, pratico la medicina occidentale. Vedo che abbiamo lo stesso obiettivo. Ma purtroppo, questo non è il momento. Katsu. Ah, l'uomo dello shogun. Senti, ho altro di cui occuparmi prima di parlare con te. Le chiacchiere non servono a nulla. Ma non potendo chiedere a nessun altro, tanto vale condividere. Ine Kusumoto. Ho studiato la medicina occidentale e ora sto cercando una cura per il colera. Chi ne soffre non può essere ignorato. Ma la strada per il successo è ancora lunga. Ho provato a creare una medicina, ma si è scoperto che era un veleno. È mortale, per di più. Bisogna sigillarne il contenitore per evitare fuoriuscite di fumi velenosi. In qualche modo gli anti-shogunato lo hanno saputo e sono venuti a chiedermi come produrlo. Sono certa che stiano tramando qualcosa. E da allora continuano a tormentarmi al laboratorio. Tutti i miei collaboratori erano terrorizzati e sono fuggiti. Stamattina mi hanno inviato una minaccia. Stanno pianificando un attacco. Ma non posso lasciare tutto e scappare. Devo proteggere il mio laboratorio. Già fatto. Innumerevoli volte. È perché mio padre, Philipp Franz von Siebold, è un occidentale. E il fatto che io, sua figlia, pratichi la medicina occidentale è ancora più disprezzato. Davvero? Oh, fantastico! Sì. È una bellissima notizia. Intendono attaccare al calar del sole. Devi prepararti. No, ci sono. Le porte sono barricate, quindi ci vorrà del tempo prima che entrino. E perciò è probabile che arrivino dal retro. Conto su di te. Ma per favore, fa attenzione. Questa squadra. Proviamo. Tanto Ryoma rimane lì tranquillo. Preferisco che rimanga lontano. Sono qui. Possiamo assolutamente permettere che distruggano il laboratorio. Ci sono dei barattoli di veleno in camino. Lancia il tutto di fuoco.
butteranno giù. Vediamo un attimo. Fare tutto. Ti prego, Kusumoto. Devi aiutarci a sconfiggere. Per favore, allontana queste persone. Ma perché? Pare. Questa volta non sei qui. Perché? Dovremmo per forza farti ragione. Posso cambiare le armi? Sì, non voglio ucciderli. Vuoi fare conoscere il dolore? Palle con questi attacchi. Ucciderli. Direi che per oggi basta così. Io vado. Ho rotto la spada di legno e non volevo farle male. Ti sono veramente grata. Ora finalmente posso tornare a cercare una cura per il colera. Posso chiederti un altro favore? Saresti tanto gentile da rintracciare il dottor Narasaki?
È stato catturato durante l'ultima purga ed è ancora in custodia. Ho saputo che aveva appena trovato una mistura che allevia i sintomi del colera. Io sarò molto impegnata a ricostruire questa struttura medica. Nel frattempo, vorrei chiederti di parlare con lui per me. Fallo per me, ti prego. E se mai dovesse servirti qualcosa, sai dove trovarmi. Oh, anche lei c'è adesso? Aggiungiamo la botta felice. Dovrà essere decapitato. Lo abbiamo appena saputo dall'ufficio del commissario. Dicevano che mio padre stava per essere liberato. Deve esserci qualche errore. Provi a controllare di nuovo. Anche se ci fosse stato un errore, è troppo tardi. L'esecuzione avverrà come programmato. Ora, se mi sono spiegato a sufficienza, sparisci. No, non pensavo di trovarti qui. Katsu voleva che vedessi Shosaku Narasaki. Pare che sia il dottore che ha trovato una cura per il colera. Ma a quanto pare stanno per decapitarlo. Katsu non si è pronunciato al riguardo. È tutto molto strano. Quella era la figlia del dottore. Meglio andare a vedere che succede. Giusto. Quella ragazza intende scalare il muro. Ehi, che cosa hai in mente? Ho intenzione di fare uscire mio padre da lì. Aspetta, rallenta. Non agiamo in modo avventato. Troveremo un modo per aiutare tuo padre, chiaro? Sai cosa dobbiamo fare, vero? Entreremo di soppiatto. Lieto che tu sia qui. Non ce la farei senza di te. Ci ho riflettuto un po'. Perché non alziamo un polverone qui e non ci facciamo arrestare? Così potremo entrare, e se non altro è un buon inizio. È un piano geniale, non trovi anche tu? Bene, facciamolo. Penso a un modo per farti prendere il prima possibile. Ci sei? Non c'è momento migliore. Bene, torniamo da quella guardia. Se facciamo una scenata davanti a lui, è impossibile che perda l'occasione di rinchiuderci. Attimo, sono sicuro che puoi uscire? Ancora tu? Se questo non basta, niente lo farà. Finora tutto secondo i piani. Ora dobbiamo solo uscire. Va bene, ho perso, mi arrendo, farò qualsiasi cosa, ti prego, perdonami. Restituirò tutto ciò che ho preso, ti farò persino uscire da qui, bella proposta, no?
Quel dottore cocciuto? È stato portato nell'area interna, ma non so dirti nient'altro. Adesso siamo pari, vero? Avanti, vattene allora. Pronto all'azione. No, non voglio fare più di me, quindi mi devo usare questa. Allora, bisogna un attimo vedere dove andare. Good job.
La vacca. Facendo uscire! Ti seguirò! Giorno fortunato. Fai strada. No, non volevo farlo. Avanti.
per salvare me? La città qua. Grazie mille. Usare le armi di legno perché credo che sia la soluzione migliore. C'è qualcuno? Ehi! Ma che cosa credi di fare? Sei impaziente di morire. Farò in fretta! Porca vacca. Nell'angolo non mi piace. Prima di lanciare queste mura. Narasaki, giusto? Aspetta solo un attimo. Hai la chiave? Quella donna è davvero notevole. È una follia, Orio. Che ti salta in mente? Avete la mia gratitudine, ma ditemi cosa volete. Sono sicuro che non mi avete salvato per il vostro buon cuore. Ine Kusumoto, eh? Sì, il nome mi è familiare. Quindi riguarda il colera, giusto? Succederà un putiferio se non vado subito. Allora mi incammino. Aspetta, Orio, giusto? Io sono Ryoma Sakamoto. Il nostro nome è simile. Deve essere un segno. Per caso posso rivederti? Un segno, dici? Potrei darti una possibilità. Ok, forse altri due personaggi. Sì! E vai! Abbiamo distrutto una prigione con due spade di legno.